Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti anche questa sera per un nuovo live mixing. Ciao Ivan Drums, sempre il primo. Ciao Daskark, Steven, Matti Audio. Ciao a tutti. Questa sera vedremo un nuovo mix, un nuovo brano, ma useremo, come abbiamo già fatto altre volte, l'analogico. Però questa volta mi sono organizzato e ho anche una telecamera sull'attrezzatura analogica, quindi potrete vedere cosa farò. Il brano, come al solito, è preso dal sito di Cambridge Music Technologies, si chiama An Ultraviolence Apology dei Butterfly Effect ed è un brano di rock alternativo, diciamo. Io comincerei subito sentendo il brano dall'inizio. Ok, fermiamoci qua. Questa che avete sentito adesso è la somma in digitale di tutte le tracce che sono già ruotate ai bus, ma tutti i plugin sono disattivati. Allora, riprendo i saluti che mi sono perso. Ciao Stefano Ragni, ciao Dixmat, ciao Giovagas, un applauso per te per l'abbonamento. Grazie mille. Ivan Drums, hai provato i pre di Noise Ash, non sono male, vero? Giova Gas, se hai scoperto questa cosa, scrivilo qua. L benvenuto. Sembra di aver salutato tutti. Ok. Adesso cominciamo a fare il routing dei vari bus nel sommatore analogico. E ricordo che io utilizzo 8 tracce di somma analogica. Quindi ho creato 4 bus, sono questi qua viola, che servono per andare alla
alle tracce del sommatore 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Ora, già tutto sta passando da questi bus, ma non l'ho fatto uscire in analogico per farmi sentire com'era la somma digitale, cioè il brano così com'è. Ora, la batteria e tutti i suoi bus paralleli vanno a finire nel bus 1-2 che devo mandare al sommatore, quindi che è attaccato al convertitore che è connesso all'ADAT, quindi seleziono l'uscita ADAT 1 e 2 e andrà nelle tracce 1 e 2 del sommatore. Su 3-4 ho messo il basso e qualcos'altro che adesso non mi ricordo che cos'è, ve lo dico subito se lo trovo. Le percussioni. Quindi questo qua andrà all'uscita ADAT 3-4 che va nei convertitori e poi nelle tracce 3-4 del sommatore, nel canale 3-4. 5-6 ci sono le chitarre e li mandiamo al canale 5-6 del sommatore. E 7-8 c'è la voce e i cori. E questi andranno nei canali 7 e 8 del sommatore. Poi dal sommatore esco, vado in altri processori che adesso sono tutti bypassati e rientro nella mia interfaccia, nei convertitori che sono attaccati all'ADAT 1 e 2. Quindi potremo ascoltare da questo canale che poi va diretto nel mix bus, dove ci sono i nostri soliti plugin che per il momento sono disattivati. Quindi vediamo se funziona l'altra camera. Ecco qua. Vedete qua in alto il D-Box Plus, che è un monitor controller e anche sommatore. Adesso vedrete in alto a destra, qui, vediamo se si vede il mio dito qui, queste lucine accendersi, che sono tutti i canali del sommatore. Ok, adesso sentiamo la differenza con la somma in digitale, che ho già printato e me la sono portata su questa traccia qui, viola. Vediamo. Adesso vedrete che quando passa dal sommatore le lucine in alto a destra sono illuminate e invece quando sentiamo la somma digitale si spengono.
riuscite a sentire la differenza? Non è una cosa molto evidente, però si sente. Se fate bene caso alla batteria, sentite che la somma in digitale, che adesso vi faccio risentire, nella somma digitale la batteria rimane un po' indietro e soprattutto non sentite l'attacco della cassa rullante così bene come con la somma analogica. Sentite? Prima digitale e poi analogico. Se ci avete fatto caso, anche la voce è un pochino più a fuoco. Diciamo che è un po' tutto un pochino più a fuoco. Sì, Steven, ci sono più luci qua che nell'albero di Natale, hai ragione. Purtroppo manca una cosa che è in riparazione, e lo Shadow Hills è in riparazione purtroppo, perché... Questo è uno dei problemi dell'analogico, che ogni tanto c'è qualcosa da rimettere a posto. Quindi se avete tante macchine analogiche è molto probabile che ogni tanto vi manca qualcosa. E questo può anche essere un problema se dovete fare un recall di un brano, magari che avete fatto qualche mese fa, settimana prima, perché il cliente vuole delle modifiche, eccetera. Però... un hardware che avevate usato sul mix basso, sulla voce, eccetera, eccetera, potrebbe avere qualcosa che non va, quindi lo dovete sostituire con qualcos'altro, sperando di riuscire a farlo suonare nello stesso modo. Sono cose che possono capitare. No, non vi voglio convincere, Ivan Drums, a prendere il sommatore. Vi voglio far sentire cosa fa, perché capire cosa fanno i vari hardware, le varie componenti, è molto importante anche per imitare il loro comportamento, se volete. Quindi adesso, uscendo dal sommatore, entriamo nel fazzo, che è quello che vedete qui sotto. Proprio sotto il sommatore, che è un, per chi non lo conoscesse, è un emulatore analogico, tra virgolette, di nastro magnetico, del comportamento del nastro magnetico. In questo momento è in bypass, vedete questa lucina qui, schiacciando questo tasto lo attivo e schiacciandolo un'altra volta attivo anche i trasformatori. Purtroppo questa macchina qua, come il distresso, ha questa maniera di girare tra le varie opzioni per non inserire troppi controlli, che però ti obbliga a fare due click se vuoi attivare il fazzo e i trasformatori e uno per rimetterlo in bypass. Unico on-air, non ho capito, DVST oltre, non ho capito cosa, e Charleston c'è poco. Stefano Ragni, anche lui adesso è a riparare un pre con il saldatore. Dixmat, quando ritorna possiamo fare... un confronto con lo Shadow Hills tra software e l'hardware. Io ho la versione 500 che riproduce
solo il compressore VCA con dei tempi presettati, mentre l'emulazione software è quella del mastering compressor, che ha sia l'opto che il VCA. Quindi possiamo confrontarlo solo col compressore VCA. Unico on air, ti senti di consigliarmi un sommatore analogico? Sì, io sono un fan di Dangerous. Ho questo qui adesso, ma ho avuto il 2-bus, quello grande, l'originale, il primo diciamo, poi ho avuto anche il 2-bus LT e adesso utilizzo questo perché ha integrato anche il monitor controller, quindi in poco spazio c'è tutto, però se sono sommatori molto puliti, però il loro carattere secondo me lo hanno. Se vuoi andare su qualcosa di più colorato puoi cercare quello della NIV. Anche quello lì è molto interessante, si trova usato a prezzi ragionevoli. Ah, scusami, non avevo capito che stavi parlando di sommatori. Ci sono varie versioni software dei sommatori. Li abbiamo visti lunedì con Max in una puntata apposta. Ciao Newton Lab, un applauso per te che intervieni per la prima volta. Esiste il Fazio in versione 500? No, mi spiace, Newton Lab. Ci sono altre cose in versione 500 che vanno a emulare il passaggio in un nastro analogico, che però suonano tutte diverse. Quindi se ti piace il Fazio, ha un colore un po' diverso dagli altri emulatori. Comunque questa è la versione originale del Fazio. Adesso c'è una nuova versione in cui cambiano le modalità, perché nel Fazio c'è compreso anche un compressore che puoi attivare o tenere disattivato. Uomo, quello di Analog Obsession non lo conosco, perché come ho detto altre volte non uso Analog Obsession e non ne parliamo, perché parliamo solo dei plugin che sono per tutte le piattaforme. Siccome Analog Obsession è solo VST e Audio Unit, poi oltretutto noi usiamo Pro Tools, quindi non ne parliamo. In realtà una volta Analog Obsession sviluppava per Pro Tools, adesso non sviluppa più, quindi si potrebbero utilizzare tipo il Meta Plugin che ti permette di caricare i VST, però ho riscontrato più volte che danno un sacco di problemi, quindi io non li utilizzo. Unico nero, VST, sommatori che ti sono piaciuti. Guarda, li abbiamo, come ho detto, li abbiamo visti lunedì. Comunque ti riassumo. Pro Tools ha il IT, che è un sistema suo integrato, che adesso finalmente è disponibile per tutti, anche chi ha la licenza perpetua e è da il supporto attivo. Che è molto molto interessante. Vediamo, e questo adesso non lo vedi qua nell'angolina destra, è un sistema proprio integrato dentro Pro Tools. Se no c'è quello di Steven Slate, il Virtual Console Collection mi pare si chiami, anche quello secondo me non è male. L'NLS di Waves classico con le tre modalità, la mia preferita se ti posso dire è la mic, quella centrale, e oppure carino secondo me c'è anche quello di Sonimus, il Saxon, non è niente male, è uno dei primi usciti, tra l'altro costa poco, è anche
molto spesso scontato, quindi consigliatissimo. La mic è anche la preferita di Stefano Ragni, l'ho detto apposta, Stefano. Ok, sentiamo cosa fa Alfazzo. In questo momento è attivata, cioè se non attivate la compressione, il segnale passando nel Fazzo viene saturato dai suoi circuiti interni, quindi sentirete solo la saturazione. Poi io attiverò subito anche i trasformatori che danno una colorazione in più. Come ho detto, qui c'è una compressione presettata che potete attivare, noi oggi non la utilizziamo perché anche la threshold, l'attacco e il rilascio sono fissi, ma la threshold dipende dall'ingresso, e a meno che non mettiate un processore attaccato nei connettori link dietro, in questo modo potete controllare con l'output oppure Empirical Labs vende proprio un piccolo aggeggio con due potenziometri che vi permettono di regolare la threshold, però io non li uso e la sua compressione la uso raramente, a dirvi la verità, perché uso quella della Shadow Wheels che adesso però non c'è. E poi un altro circuito interessante inserito è questo worm, che praticamente va a cercare di togliere quell'asprezza che c'è sulle alte nel mondo digitale. Però in questo caso per ora non lo attiviamo, attiviamo solo il Fazzo con i trasformatori e vediamo cosa fanno. Attenzione, ovviamente più alzo l'ingresso e più il Fazzo satura. In questo momento abbiamo un ingresso di 5, una media, e l'uscita 3. Quindi più o meno il volume rimarrà lo stesso, però sentirete l'intervento del Fazzo. Ho alzato un pochino l'ingresso perché stava arrivando un po' basso il segnale. Qui ci sono due LED, uno a zero view e uno su pinned. Questo vi monitora praticamente quello che succede con la saturazione. Quando andate su pinned, praticamente i transienti vengono tagliati. È come se fosse un clipper. Invece se stiamo intorno dove c'è lo zero VU, è una saturazione introdotta senza che vengano tagliati i transienti. Adesso c'è link d'attivo che serve per linkare la sidechain dei due compressori, ma in questo momento non sta andando il compressore, quindi non ha nessun senso.
Allora, ciao Jack Flash, Ncar VST, testato via Live Professor usando un altro Mac rispetto alla somma di Pro Tools, mi è piaciuto. Tanta roba ed è gratis. Sì, gratis tra virgolette perché bisogna abbonarsi al a Patreon, a meno che non lo trovate da un'altra parte. Però come dicevo, io non voglio complicarmi la vita né con i wrapper né con giri strani, ecco. Ciao Aurelio, un vecchio mixer della Tech potrebbe ancora essere usato come sommatore? Sì, però valuta bene che cosa introduce, perché se introduce un sacco di rumore di fondo e quello che aggiunge non è un plus, ma magari va a confondere di più, perché alcune macchine vecchie non è che suonavano così bene. Non è detto che sia questo mixer, magari questo mixer è fantastico, però cerca di capire cosa succede. Ciao Giovanni Ciocca, benvenuto. Ok, andiamo avanti. In catena abbiamo un equalizzatore e questo modulo di HRK, questi due moduli, che vi permettono di inserire delle schedine con vari tipi di circuiti. In questo caso ho dei trasformatori. La prima è una... praticamente possiamo inserire fino a 4 schede per ogni modulo. Nella prima c'è una saturazione che è abbastanza violenta, quindi non è da usare sul mix bus, ma più se volete registrare qualche strumento, quindi non la useremo stasera. La seconda è sempre una saturazione tipo SSL 4000, la terza è un NIV, la quarta invece è un API. E di solito sul mix bus utilizzo questa. Quindi prima di accendere l'equalizzatore, vediamo cosa fanno questi trasformatori accendendoli. Se ci avete fatto bene caso, ingrossano un pochino le basse e le mettono più bene a fuoco. Bisogna stare un po' attenti con questi modulini perché non supportano un grande livello di ingresso, quindi se andate un po' sopra la loro tolleranza cominciano a fare un po' di casino. Ora l'equalizzatore è già settato con un'enfatizzazione sulle basse frequenze. In realtà qui sto utilizzando il filtro delle basse frequenze. Questo è un equalizzatore 4 bande, non come shelving come è di default, ma come un high pass filter in cui posso controllare la resonance, cioè l'enfatizzazione nel punto di taglio. In questo modo posso tagliare le frequenze più basse e contemporaneamente boostare la cassa, praticamente il corpo della cassa. Questo è quello che fa ad esempio il Voice of God di UAD e Little Labs. Poi ho delle enfatizzazioni, una sulle medio basse, una sulle medie e una sulle alte, ma stiamo parlando di 1 dB. Vediamo cosa fa. Thank you.
Ok, dà una piccola colorazione, non so se riuscite a vedere bene i potenziometri, comunque stiamo parlando di un incremento di 1 dB o mezzo dB, insomma, per ogni banda. Per il momento lo lasciamo attivo. Quindi torniamo sul nostro Pro Tools. E andiamo a questo punto ad attivare la nostra catena sul Mix Bus, che rimane sempre la stessa. Quindi l'Analog Channel come primo plugin. Il NIV 33609 di Universal Audio come secondo plugin, che non fa niente come il primo, cioè non comprimono ma servono per dare un'ulteriore colorazione. Il Puigtec che fa la Smile EQ. L'SSL Bass Compressor per il momento lo disattiviamo, perché di solito lo mettiamo man mano che facciamo il mix. L'inflator che ci dà un pochino di saturazione aggiuntiva e il Pro L2 che ci serve per contenere i picchi del segnale. Sentiamo prima senza e poi con tutta la catena attivata. Attenzione, facciamo uscire dal mix bus questo. C'è un incremento di volume, come dico sempre, ma dovete imparare a riconoscere quello che succede senza farvi fuorviare troppo dal volume. Quindi sentiamo una colorazione aggiuntiva che ci serve per darci già un'impronta sonora al nostro mix. Questa è la catena che uso io, che potete trovare sempre sul nostro template, sul nostro sito, ma se volete potete copiarla anche da qui e comunque potete utilizzarla sia così com'è o come punto di partenza per cercare la vostra colorazione in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze. Però per pura curiosità andiamo a risentire com'era il brano sommato in digitale senza niente e invece con tutti questi processori. Alziamo un po' il livello per renderlo comparabile, anche se prima ho detto di farsi la tara, però lo alziamo lo stesso.
anche con un livello comparabile, sentite che la differenza è molta. Gli strumenti sono più divisi ma anche amalgamati meglio tra di loro. La voce è più presente, tutta la batteria è più presente. Questo vi aiuta a portare a termine più facilmente il mix. Ora, in analogico abbiamo un altro problema che coi plugin non abbiamo, soprattutto se andate a cambiarlo durante il mix, che è quello del volume DLR, che non sempre sono uguali, soprattutto con macchine tipo il Fazzo, che ha due canali completamente separati, e quindi può essere che sinistra o destra arrivino più alte. Allora, cosa si fa in questo caso? Mettete un generatore di segnale su un bus che va al sommatore. Lo metto in mute, sennò vi fa impazzire. Vedete che qui sul bus, dove ho messo il signal generator, è pari, mentre sul mix bus ho la sinistra un pochino più alta. Questo perché probabilmente l'uscita del Fazzo, non ho regolato correttamente l'uscita del Fazzo, che comunque indica, adesso qua non so se riuscite a vederlo, indica lo stesso valore, però non è proprio sempre preciso al 100%. Quindi in questo caso vi conviene andare a regolare un pochino una delle due uscite in modo da farle pareggiare. Ok, adesso vedete che sul mix bus sono pari. Possiamo togliere il nostro signal generator. Altrimenti arrivate alla fine del mix che vi trovate il centro un pochino spostato. Questo capita spesso in analogico, anche perché anche tantissime macchine non sono proprio perfettamente tarate, e finché si tratta di poco non succede niente, però ci sono volte che la differenza è molta. Ciao Ciccio Fordran, benvenuto. Ok, a questo punto direi di cominciare il nostro mix. Qui ci sono due microfoni, togliamo il solo XOR, due microfoni sullo stesso amplificatore, molto probabilmente, comunque è la stessa chitarra, anche se hanno usato due amplificatori diversi. Io direi di pannarli leggermente, anche perché non ci vogliamo trovare con l'intro troppo largo, e quindi panniamo leggermente una da una parte e l'altra dalla parte opposta. Andiamo a mettere il nostro API, che è già attivo è già presente sul template, sul bus delle chitarre, e apriamo anche l'ambiente che va all'Abbey Road Chamber. Sui canali però andiamo a mettere un LA 3A come al solito, per dare un pochino di più di attacco alla chitarra.
cerchiamo di renderla più evidente e anche più interessante nel mix. Intanto usiamo un compressore per dargli un po' di volume. Si porta dietro un sacco di fruscio, quindi vediamo se è il caso di filtrarla un pochino, però quello che volevo fare è farla muovere all'interno del panorama stereofonico. E quindi volevo usare il Panman di Soundtoys. Siccome l'altra chitarra è un pochino a destra, perché tra le due tracce quella che comanda è la seconda che abbiamo spostato un pochino a destra, mettiamogli un offset che la fa rimanere, non la fa andare completamente a destra, ma vedete questo LED indica la posizione nel panorama stereofonico. Ok, però ovviamente non ci basta. Mettiamogli anche un H delay, ricordatevi che se usate l'H delay di togliere l'analog 2 perché si porta dietro un sacco di rumore. Mettete una qualsiasi altra emulazione o spegnetela. Filtriamo un po' le ripetizioni con i filtri che trovate qui sotto. Ok. Ora. Filtriamola un pochino sta chitarra, usiamo il 9000 J di Plugin Alliance che non l'abbiamo mai usato. Usiamo anche sulle altre tracce il 9000J per aprirle un pochino.
Allora, mi sono appassionato al 9000G e quindi lo userò anche sulla traccia della cassa. Attenzione che viene su anche tanto il resto della batteria, quindi si sente sia il rullante che il Charleston. Potremmo utilizzare un gate, però forse qui diventa troppo violento, perché va bene in un brano pieno, ma qua vogliamo sentire bene tutta la coda della cassa. Quindi io utilizzerei sempre il circuito del gate, ma come expander, quindi non andando a tagliare tutto. Sentite che c'è sempre il rientro, ma è più basso. Sentiamo anche. Attiviamo la parallel che va al Puig Child. Sentite prima senza, poi con. Ecco, qui, visto che stiamo utilizzando l'analogico, bisogna stare attenti a cosa succede quando il segnale esce, perché adesso vi faccio vedere che tocca lo 0 dB FS. Il problema è che qui i convertitori andranno a tagliare quello che sfora dallo 0 dB. E questo potrebbe aggiungere una distorsione non voluta. Quindi andiamo ad attivare, è già attivo lo xenon, ma
andiamo a alzare l'input che contemporaneamente abbassa l'output e taglia i transienti. Ok, stiamo ancora saturando perché tutte le tracce parallele vanno comunque al sommatore, non passando dal drum bus. E a questo punto ci conviene abbassare un pochino o la somma o il drum bus. Poi bisogna tenere d'occhio anche a quanto stiamo rientrando, perché se arriviamo sopra lo zero, il convertitore in ingresso anche qui andrà a tagliare i picchi. A volte questa cosa è voluta, soprattutto con certi tipi di convertitori, altre volte no. Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Un po' il rullante che era un pochino alto, ho attivato l'1176 sul bus del rullante. Ora andiamo a vedere un attimo il basso. Questa volta non utilizziamo campioni, però la traccia del basso la duplichiamo come facciamo di solito per portarci, la duplichiamo per aggiungere il sansamp. Come sapete, nel template c'è già la traccia preparata con il sansamp attivo. Sentite prima senza e poi con il sansamp in parallelo. Andiamo a attivare i plugin del template sul basso. Smooth Operator per tenere sotto controllo le risonanze in basso, poi l'LA2A.
andiamo ad aggiungere un tremolo sulla chitarra. Per dargli un po' di movimento. Ciccio for drum, sugli over non metti nulla, dipende, in questo momento no. Ivan Drums, il Mellofi di Arturia, sì, da qualche parte ci potrebbe stare qui, hai ragione. Magari dopo lo mettiamo. Ciao Daniele, benvenuto. Andiamo a risentire cosa stiamo facendo. Concetto Ciccio for Drum è quello di dargli un po' di carattere che mancava un po' a queste chitarre con il tremolator e il panman sull'effetto. Insomma, rendiamole, non ci sono tantissimi elementi in questo mix, cerchiamo di renderli un po' interessanti. Sentiamo un attimo la voce. And wonderfully enticed. Strange when
The only world is mine. And I'm overwhelmed by you all the time. And when it fell safe for you to try, you make use of this colorful morning. It takes me down and leaves me this spent. As beautiful as I've made it out to be, the violin left nothing here. It just came and went. Sì, c'è l'aria condizionata sotto la voce, Ivan. Però in tutto il casino non si sente. And brave then, and wonderfully enticed. Strange when. Daniele, perché devi abbandonare la moto per UAD? Per avere i plugin di UAD puoi anche avere una satellite e continuare ad utilizzare la tua moto, eh? Non devi per forza comprare l'Apollo. Andiamo ad aggiungere i nostri effetti. Io qui proverei ad utilizzare solo il Sunset Sound, che è una voce abbastanza, la terrei abbastanza scarna. And brave then, and wonderfully enticed. Strange when the only world is mine. And I'm Sì, Daniele, non so se lo sapevi, magari dico una cosa ovvia, però ci sono le satellite, penso adesso che siano o quad, quindi con 4 processori, o octo, sono Thunderbolt di solito, che puoi utilizzare solo per caricare i plugin. Anch'io non ho un Apollo, uso la satellite. No, non sono schede audio, è proprio un scatolotto esterno che attacchi solamente con la Thunderbolt e serve solamente per far girare i plugin. Praticamente è il tuo software che spedisce l'audio ai processori di questo scatolotto e lo riprende indietro, diciamo. Quindi non devi fare niente, basta che attacchi l'alimentazione e il cavo Thunderbolt. Proviamo a sostituire l'SSL Bus Compressor. Visto che ci manca, mettiamoci lo Shadow Hills, dai. Sapete come funziona lo Shadow Hills? Sono praticamente due compressori uno dietro l'altro. Uno è un compressore ottico
dove potete scegliere solo la threshold e recuperare con il make-up gain. Il secondo è un VCA. Quindi il primo, diciamo, usa il principio di funzionamento dell'LA2A, anche se non suona come un LA2A. Il secondo è un VCA, è un compressore più moderno, come può essere l'SSL Bass Compressor. Qui potete scegliere la ratio, l'attacco e il rilascio e recuperare il make-up gain. Infine abbiamo tre trasformatori di uscita diversi, nickel, iron e steel, e ognuno di questi dà un sound diverso. Ah, importante, così di default il meter di sinistra vi fa vedere cosa fa il compressore ottico, e il meter di destra cosa fa il VCA. Unicorn Air, dici che si dice ratio, non ratio. La parola deriva dal latino, quindi la pronuncia corretta sarà ratio, però gli americani dicono ratio e quindi diciamo ratio per convenzione. Ci mettiamo anche un Galfos che ci dà una spolverata sopra, mette un pochino tutto più a fuoco. Risentiamo dall'inizio. Safe.
for you to try. You make use of this colorful morning. It takes me down. Ciccio, la voce l'ho aumentata solamente dai compressori che ho messo sul canale, quei compressori che ho messo sul canale, non dal sommatore, perché su questo sommatore non ho opzioni per correggere i volumi dei canali, come sulla maggior parte dei sommatori di Dangerous. Per esempio sul Neve non è così, puoi, puoi avere, cambiare il volume e anche il pan dei vari canali. Invece sui Dangerous non puoi fare praticamente niente. Puoi mettere le coppie di canali stereo, quindi panati a sinistra e a destra, o mono. Sul tubasso originale puoi a coppie decidere di alzare di 6 dB tutti e due i canali. Questo perché in questo modo, se vuoi alzare la voce, vuoi farla entrare in maniera più colorata nel sommatore, così puoi alzando il guadagno, diciamo, in ingresso. Però questi sommatori sono pensati con le minime opzioni possibili, in modo che quando devi riaprire il mix non devi fare niente, devi solo regolare il livello di uscita al massimo, ecco. Ma i canali sono già settati, mentre altri sommatori puoi fare tutta una serie di operazioni che però ti potrebbero anche complicare la vita nel momento del recall. Va bene ragazzi, per stasera abbiamo visto un po' di cose, ci fermiamo qui perché abbiamo già fatto tardino. Siamo riusciti a vedere le macchine analogiche finalmente con la telecamera. E speriamo che lo Shadow Wheels torni presto, così facciamo il confronto tra quello e la versione software. Ragazzi, vi auguro buon anno e ci vediamo lunedì sempre con Max. E niente, auguri, passate un buon fine d'anno e un buon inizio. Ciao a tutti e buona serata.